detto su Cefis. Lei non ha capito con che abbiamo a che fare, sa? Non mi tocca! Come si chiama questo film che sta a fare? Si chiama Salome. Sì. Ma com'è che mi interessa tanto sto ragazzo? Non capisco. Controllo regista e muore papà attore. Faccia la parte di un fischiello che ammazza un frog. Pensa un po'. Solo chi ti ama ti tradisce. Chi ha ucciso Pasolini? La macchinazione. Un film di David Grieco. Beh, la macchinazione ovviamente un grande applauso al ricordo di Pierpaolo Pasolini e alla grande interpretazione di Massimo Ranieri nel ruolo di Pasolini. Un film molto bello, diretto da un regista che ha cercato un po' di stabilire la verità sulla morte di questo grande artista, e stasera abbiamo qui due grandissimi protagonisti. David Grieco e Milena Vukotic! Bravo! Buonasera! Buonasera! Sembra che sono io a sostenere lei, invece è il contrario. Buonasera! Buonasera. Posso dire un onore? Lo possiamo dire, siamo in caso. È davvero un grandissimo onore. Mettiamoci al centro così rendiamo tutti partecipi. Non vedo nemmeno il centro. Ci sto io, Perfetto. Non si preoccupa. Tu sei quello alto? No, sono io. Allora non ci vede, ok, a posto. David, una grande carriera anche da giornalista, quindi film che cercano di stabilire un po' delle cose andando molto a fondo, no? Sì, ma adesso ci stiamo andando in realtà. Stamattina c'è stata una conferenza stampa molto bella. Siamo molto, ma molto vicini alla realtà e se ne stanno accorgendo anche quella che abbiamo sempre chiamato opinione pubblica. Quindi ci siamo molto, ma molto vicini. E lo fai molto bene. Questo è un film e secondo me è anche un'esperienza, no Milena? Ma una grandissima esperienza, veramente, su tutti i piani, culturale e umana. Certo. Io però direi una cosa. Ora abbiamo visto un grande film come La macchinazione, abbiamo qui due grandi artisti, però abbiamo Milena Vukotic. Dobbiamo alleggerire per forza. No, più che alleggerire, lei è una grande artista e ha vissuto una lunga storia d'amore che è questa qui. Vediamo. E questo applauso ovviamente anche per il grande Paolo Villaggio. Milena, ci regali un ricordo di Paolo? Ce ne avrei tanti ed è un po' difficile perché recitare è già una cosa molto impegnativa. Essere qui e dover dire delle cose che vengono così è molto più difficile. Comunque è stato un grande incontro che io ho fatto con Paolo e gli sono molto grata. E poi non so, un aneddoto, tanto si chiedono sempre gli aneddoti, siccome c'era anche un rapporto di amicizia con la famiglia. Una volta che sono andata a casa sua, grazie, ho suonato e la donna è venuta ad aprirmi e ha detto a Maura, la moglie di Paolo, signora, è arrivata la moglie di suo marito. Io ci tenevo a fare una piccola considerazione. Il personaggio di Fantozzi ha rappresentato un po' l'uomo perdente. Certo. Però la grande forza, secondo me, del personaggio era che poteva appoggiarsi su sua moglie, e la sua interpretazione io la trovo straordinaria, ovviamente in Fantozzi, ma la signora Vukotic ha spaziato, ha lavorato, certo, con tantissimi altri registi. In quel caso era di essere il bastone su cui si posava. Certo, aveva uno spessore di sensibilità altissimo. Altissimo, ed è una cosa molto 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 bella. Sì, ma l'amore è amore. È giusto. E lui non lo stima soltanto. Ah, certo. Perché lo stimava moltissimo, ma in realtà c'era un grande amore. Grazie, io sono orgoglioso davvero di... A consegnare il premio il presidente Nino Petrone e Maria Volpe. Volpe.
La giuria è felicissima, posso dire felicissima. Si può, felicissima, si può dire. Sì, piacere, sì. È orgogliosa e felicissima di consegnare il premio a una donna che entra di diritto nella Galleria Nazionale delle grandi, grandi signore del cinema. Quanto, scusi, volevo aggiungere solo una cosa sul film, bel film, come sapete il cinema di Pasolini si è detto di tutto e di più, io posso dire solo questo, che forse soltanto Dio sa la verità sulla morte di Pasolini. È d'accordo Davide, lei? E in realtà forse essendo ateo un po' difficile. E consegniamo il premio anche a Davide Greco per l'eccezionale lavoro svolto con la macchinazione. Grazie, io voglio ringraziare Claudio Tortora, voglio ringraziare la facoltà di lettere di una università straordinaria che c'è qui, con ragazzi come Stefano Pignataro che mi fanno vedere il futuro, non apocalittico come quello che vedeva Pasolini e che poi è diventato purtroppo il nostro presente. Questa città è molto, ma molto, ma molto importante per noi. Grazie, grazie, grazie mille, grazie ancora. A Davide Greco e a Milena Vucotici. Grazie, grazie. Prego, Maria. Io sono orgogliosa come donna di premiare Milena, perché Milena è un'attrice straordinaria. Io oggi, ripassando i suoi titoli, ho messo almeno un'ora su Google per i titoli di cosa ho fatto a teatro, a cinema e in televisione. Il grande rischio era che restasse imprigionata nei suoi ruoli televisivi. Una donna che riesce a spaziare dalla moglie di Fantozzi a nonna Enrica alla macchinazione è un grande talento. Complimenti. Grazie, grazie mille. Posso dire una piccolissima su dove sta Eugene Chaplin? Credo è lì, dietro. No, voglio, siccome tu hai giustamente ricordato che ho fatto giornalista e poi lo sono ancora, cioè si nasce e si muore giornalisti, l'unico giorno di vacanza che ho preso in 13 anni, perché avevo un appuntamento con una ragazza e allora non c'erano i cellulari, mi hanno cercato ma non mi hanno trovato, sono tornato alle 8 di sera al giornale. Ti sta ascoltando? E c'era... C'era tutta la redazione, due ali di folla che mi aspettavano. Io ho pensato: che cosa è successo? In fondo c'era un direttore straordinario che è scomparso da poco e che si chiamava Alfredo Reichlin. E arrivai fino in fondo, tutti mi fecero un grande applauso e dissi: Alfredo, che è successo? È successo qualcosa di molto grave e ti abbiamo cercato e non ti trovavamo. E dico: che sarà mai successo? È qualcosa di veramente molto grave. E che sarà mai? Che sarà morto Charlie Chaplin? Esatto, hai indovinato. E quindi è legato a veramente a un infortunio tragico per me che non dimenticherò mai. Grazie. Grazie Davide Greco, grazie Milena Vucotic, Nino Petrone, Maria Volpe. Grazie, grazie mille. Eugene Chaplin. Oh. E la straordinaria Okina.